Ciao a tutti raga, sono Deadriano99 e siamo qui quest'oggi in questo secondo vlog. Siamo qui nello studio, o meglio come lo chiamo io, la stanza in cui ho fatto i miei ultimi video. Qua sta la scrivania dove metto il computer. Una zoomata lì indietro, sto sulla sedia. E le cavolate varie, i CD eccetera eccetera. Quanti CD, che bello. Allora, la missione di oggi è recuperare la valigetta della Hilti che mi ha regalato mio padre per il compleanno. Allora, cominciamo. Incontreremo per la strada una marea di ostacoli, tra cui anche luci assassine. Comunque, incontreremo una marea di ostacoli come stampanti scariche, come CD vuoti, come penne per i CD scariche, ADSL cacose e USB utilizzato. allora, cominciamo. Fantasma di Chuck Norris, teschi assassini, scheletri che cercano di bloccarci la strada, ma questa è una colonna. E io ci giro attorno. La 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 la. Io ci giro attorno. Ciao bagno. Che bello il bagno. Ciao. Andiamo indietro. Piede assassino. Ciabatte puzzolenti. Calciobalilla di merda, tutto bello cacoso. Che si muove da solo, guarda. Si muove da solo. Pianoforti stranamente accesi. Vai, blocco la colonna sonora. Non aprite quella porta. Siamo quasi. Questo è il sito. Eccola qui! La mini valigetta! È bellissima! Guardatela, osservatela. Scappiamo! Fanculo. Ok, ce l'abbiamo fatta, Dio santo. Ecco qua, ecco il nostro bellissimo trofeo. Una mini valigetta della Hilti. Ok, perfetto. Vaffanculo. Allora, siamo qui oggi Siamo qui oggi perché dobbiamo andare nell'occasione che stanno, visto che stanno le lezioni, e quindi la mia scuola è utilizzata come sito per le elezioni elettorali, elezioni politiche. E io non vado a scuola né sabato né domenica scontato, né lunedì né martedì. Ditemi che ho culo, avanti, ditemi che ho culo. E adesso ne abbiamo approfittato per questa occasione per andare ad un bellissimo resort della Hilton, dove continueremo questo vlog. Quindi, bello, troppo figo, troppo figo, troppo figo, troppo. Ciao teschietto, troppo figo, troppo fanculo. Figo, troppo figo, troppo figo, troppo figo, troppo figo. Il pianoforte dove faccio sempre video. Chiuditi quella porta, ok, chiusa. Con questo spartito delle zampe di mosche. Ok. Yeah, che bello. Vabbè.
e dopo ho fatto cosa? Qua. Allora, dov'ero? Ero al punto di aprire la porta. Oh, ok, la luce del Signore. È arrivato mio fratello di ritorno dalla scuola e andiamo. Il balcone. Il monopatto senza neanche la tavola, è bellissimo. Vai, yeah. Giriamo, giriamo, giriamo. Dare 99 costui. Giriamo, giriamo. Allora, di regola io cosa dovrei fare? Mi dovresti rincorrere. Aspetta. Vai, aspetta. Se tu a rincorrere me, allora cominciamo con CSI che mi devi rincorrere senza i monopatti, non devo entrare anche dentro casa. Rincorremi dappertutto, ok? 3, 2, 1, senza mai raggiungermi. Sì, bravo. Sì, ok. Comunque bello. Perché sono giochi? No, aspetta, aspetta. No. Chiudi la finestra. Chiudi la. Sì, ciao. Mia madre. Superiamo tutti gli ostacoli. Cavalluccio. Vai, cavalluccio. Cavalluccio, cavalluccio. Bellissimo cavalluccio. 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 Allora, tra un po' siamo per partire, quindi ops. Tra un po' siamo per partire, quindi la pistola di Dario, scena del crimine, ok. E continuiamo. Ecco qua. Stiamo partendo. Stiamo partendo, partendo. Scendiamo, scendiamo. Sto sparendo. È quello là. Ta 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 ta. E partiamo verso avventure. Dario. Ciao. Salve. Oh. Tablet. Il tablet di papà. Boom boom. Macchina, vai. Entriamo. Buongiorno signor telefono. E muori. Ecco qui. Ecco qua. Partiamo, 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 partiamo. Ma non si parte, quando si parte, partiamo, 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 partiamo. Ehi, ciao papà, non c'è papà. Papà, le bottiglie di vetro. Esci e dammelo, come fai a dammelo da qua? Boh. È bellissimo. Sanremo 2013, l'ho già craccato, che bello. Ui, ciao casa. Addio casa. Ciao casa. Yeah, che bello, ciao casa. Ecco qua, siamo in resort, ecco qua, scendiamo. Ciao Nicola, sei su YouTube? Ciao, sei su YouTube? Ciao.
Sei già su YouTube. Saliamo le scale, saliamo le scale. La sto facendo. Mamma, se vuoi saluto YouTube, anche se sei tutta nera, perché sta la luce comunque. È meglio se mi nascondo, se no mi prendono per pazzo che sto parlando con un Samsung. Adriano, perché stai andando su e giù? Non lo so, perché sto andando su e giù? Per un po' di sport. Che ci vuole? Beh, vieni qua. Una buona ripresa, basta che non mi ammazzano per copyright. Che bello, sto facendo un corso promozionale al... Adriano? Sì? Non è che vorrei mica fare il video... Perché no? Bellissimi gli alberi bucalellati. Ma muori. È bellissimo. Colonne altissime. Ed è questo già il secondo anno che ci veniamo qua. L'anno scorso c'era un pianoforte, quest'anno non c'è più. L'hanno fatto apposta per te. L'hanno tolta apposta per te. Grazie. Mia madre mi ha fatto togliere il cappello. Che ogni volta che sei pianoforte mi metto a suonare io. Mia madre mi ha fatto togliere il cappello, non so perché. Forse. Bellissimo. Oddio. Ciao bel bambino, stai ballando? Ma smettere di prendere la moquette. Di ciao YouTube. Ciao. Come guardarvi dall'alto. Questo andrà su studio aperto. Non so se lo metto come rubrica di me. E di nuovo con le mani, amore. Un po' di suspense. E di nuovo con le mani. Mado. Sento il pianoforte, sento il pianoforte. Andiamo in camera, andiamo in camera. Andiamo in camera, la sciarpa mi sta cadendo. Andiamo in camera. Andiamo in camera. Dario, aspettami! Naturalmente, come l'anno scorso, è la 133. Adesso vi sembrerà di stare in una crociera, nel corridoio delle crociere. Ecco. Salve! Ehi, che bella sonzetta! Bellissimo terrazzino. Bellissimo. No, si regga una mano dal dito, si regga, guarda. Sì, sì. È bellissimo. Sta scritto da poche parti, scritto. Stupenda! Aspetta, la cosa più bella. No, di là si regola. Sì, no, c'è il lattato. Il bagno! Adriano! Sì. Sta la cacca dentro. Sta quella bellissima vasca. Una figata. Già rotta. Bravo, Ori, bravo. Ciao, Lem. Dormi, che una bellezza. Fai vedere il bagno della nostra. Già fatto, io già fatto. Ma loro uguale. No, noi abbiamo tutta una stanza. Bellissimo. Bellissimo. Questa è solamente una stanza. E vai, e vai. Ok, stiamo uscendo, stiamo andando in ristorante ed è sera. Come al solito mi stabilizzo un po' con gli orari. Ok. La cosa più strana, Arim, che tu tagli, cioè, ma di molto. Da mattina... Sì, a sera, lo so, lo so. Andiamo al ristorante, ci saranno una marea di persone che mi prenderanno per matto, dato che sto parlando con un telefono. Sì, l'hanno rimesso il pianoforte, è vivo. L'hanno rimesso, sì.
sì, che bello, quest'anno è pure a coda, semicoda. E voi? Si può usare, sì? Mm. Aspetta, stai fermo, stai fermo. Sì, vai. Lo usiamo dopo. Ciao mamma. Madonna. Cazzo, sta fraccato, ci sei fraccato. Ma vai così pianoforte. Che bello, che bello. Che abbassato, è vero, non funziona proprio. Che bello. Allora, stiamo ritornando io e Dario in camera. Non perché abbiamo già finito di... No, perché dobbiamo ancora cominciare. Perché naturalmente ci sono sempre i soliti rompicoglioni che appena si comincia a suonare il pianoforte in mezzo alla piazza, ci sono, come stavo dicendo, i soliti rompicoglioni che alle 7:30 di sera si mettono a dire che il rumore dà fastidio. Quindi Dario, aspetto che tu la devi mettere dall'altro lato la schedina. Aspetta. Devi fare così, devi spingere, devi fare... No. Apri questa fottutissima porta. L'ultima volta ha funzionato, a spingere... Niente. Pensaci tu? Ecco qua ragazzi, dopo una mezz'oretta di agonie per cercare di aprire la porta con questa fottutissima schedina, che per noi succede... Adesso appena tolgo la schedina dovrebbe spegnersi nelle luci. No, vabbè. Come stavo dicendo, e ci sono i soliti rompicoglioni che appena comincia a suonare il pianoforte sono venuti anche degli altri ragazzi adolescenti a cercare che volevano suonare, volevano fare video su YouTube. Naturalmente molto più grandi di me, avevano un 16-17 anni. E volevano suonare e è venuto subito il cameriere a dirci spegnete il coso. Naturalmente io li ho riaccesi il pianoforte, ho riattaccato la spina e tutto perché l'avevano staccata dopo che avevo finito di suonare io. E i soliti rompicoglioni hanno detto che alle 7:30 di sera non si poteva suonare perché era come la controra. Quindi ci riproveremo nuovamente ad un'ora molto più avanzata, ossia alle 8:30, mentre magari le altre persone mangiano. Sì. Quindi... E vi farò il video anche lì. Allora ragazzi, qua hanno combinato il solito casino. Infatti hanno distrutto l'ascensore. Come distruggere un ascensore in 20 persone in un 5 stelle. Naturalmente io non c'entro niente, almeno per questa volta. Quindi sono state altre persone rincoglionite a farlo e io per fortuna non c'entro niente. Lì era il massimo, 145 persone. 145 persone? Sì, 145 perché... Ecco qua, aspettate che non si vede una minchia. Ah, ora Ari sei più veloce. Sì, lo so, non si vede una minchia, aspetta. Ficcati nel buco. Ficcati nel buco. Lascialo, io sono figo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora, è sera finalmente. Adesso mi metterò a giocare a Minecraft Pocket Edition. Sì. Sai cosa è successo? Allora, nell'ascensore. Sì, si sono messe tante persone, si sono messe a saltellare come io. 145, contate 1, 2, 3. Si sono messe tante persone nell'ascensore e come rincoglioniti si sono messe a salterrare come dei perfetti rincoglioniti che ho già detto. Quindi saltiamo sul letto. Yeah! La cucaraccia. La cucaraccia. Vabbè, quindi ciao a tutti ragazzi da Adriano 99. Ciao a tutti raga da Adriano 99. E dovremmo continuare col video, non lo so se continuo. Vabbè, ciao. E ragazzi, è arrivata l'ora di dormire in questo bel lettino. Dormiamo per poi rialzarci il giorno dopo. Ciao Dario. E dormiamo in stile Minecraft. Oddio.
Ecco qui. Ci siamo risvegliati dal nulla con il lettino. Ecco qua. Yes, bellissimo letto. Allora, ci siamo risvegliati dal coma, dal coma eterno. Che bello. Salve. Già stanno i vestiti perché devo andare a fare colazione. Che palle. Che palle. Ma sa che io vi dico e mi rimetto nel letto. Che palle. Ecco qua. Fatto. Vai così che bello. Yeah. Yogurt alla banana. Perché la banana. Banana, banana. Ok, smetto. Yeah. Non immaginate cosa dicono le persone quando mi vedono registrare. Vabbè. E che bello. E una bustina è andata nella camomilla. E mettiamo la seconda. Come faccio ad aprirla? Metto qua. Aspettate un attimo. Ecco, aperta. Mettiamo la seconda. Aspettate ancora un attimo qui. E mettiamo la terza. Immaginate voi. Mohaha. E ce ne stiamo andando da qui, da questo resort. Ciao. Ciao stanza, ciao. Ciao. Yeah, che bello, ce ne andiamo. Ciao. Ciao Dario. Ciao. Non mi ricordo che prima c'era questa puntata. Andiamo in macchina a passeggiare. E ce ne andiamo a passeggiare. A passeggiare. Ciao Dario, che c'è? E che bello, l'hanno lavata la macchina. L'aveva lavata lo stesso. Infatti è caduta l'acqua. È stato sfigato. Video, ecco qua. E partiamo. Verso nuove avventure. Ari, guarda che ritorniamo a casa. Evviva, che bello. E appena ritorneremo a casa. L'ultima inquadratura. Bellissimo. Appena ritorneremo a casa, Ari, sai cosa faremo? Una bella inquadratura alle nuvole, che cosa? Sai cosa faremo, Ari, appena tornati a casa? Che cosa? Giocheremo al computer. Bravo. Brum 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 brum. Vai che sono uscendo, aspetta un attimo. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Bellissimo, che bella discussione, no? Basta, stiamo nella discussione. Ma non so se ti sei dimenticato di prendere il manubrio comunque. Non mi capito, il manubrio va. Insieme a Mario Luigi, brum 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 brum, vai così, brum 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 brum. Eccoci qui, siamo finalmente arrivati a casa. E voi? Certo che siamo arrivati in 2 secondi. Dario, non te ne sei accorto, ma siamo stati 1 ora e mezza in macchina. Solamente, vabbè, voi da casa siete stati massimo 2 minuti e 30 a vedere questo video. E Dario si è messo a dormire, quindi pensa che non è passato niente. E io adesso che dovrei fare? Dovrei scavalcare? Oddio. Saliamo le scale, saliamo le scale. Saliamo su, scendiamo giù. Saliamo. Allora,
interessante. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Fatto. Allora, in macchina mia madre e mio padre si sono fatti un'overdose di Sanremo 2013. Come chiunque si aspettava. Con Marco Mengoni. Minghio. Guarda. Con Marco Minghioni. Apri quella porta. Apri quella porta. Apri quella. Non aprite quella porta. Apri quella porta. Apri quella maledetta porta. Naturalmente non facciamo vedere. Ok. Aspettiamo che si inserisce l'allarme. È finito? Ok, computer recuperato, andiamo sopra. Yeah! Ciao papà. Yeah! Andiamo sopra col computer, sì, accendiamo il computer. E accendiamo anche la luce, magari, che sarebbe molto meglio. Ecco fatto. E che bello adesso. Computer! Yeah, che bello! Vai così, sì, che bello! Sei finalmente a casa, finalmente a casa. Finalmente a casa, finalmente a casa. Quindi, come avete visto, ve la faccio rivedere un attimo la villa. Scherzi a parte, vlog a parte, eccetera, tutto quanto. Adesso, come avete visto, vi ho dimostrato anche che la villa che ho costruito a Minecraft è la casa mia reale. Questo qua praticamente il letto, eccetera. Quindi vi ho dato un'ulteriore dimostrazione della mia onestà. Questo qua, come vedete, era il salone. Questa qua la sala da pranzo. Qua si saliva con la scala a chiocciola. Qua stava il coso. Adesso io mi troverei qui a registrare con quel computer. E qua sto io seduto. E là è dove ho ripreso per fare la luce demoniaca, eccetera, eccetera. E sono andato di qua per fare il bagno. Sono andato di qua per far vedere che là, vabbè, stava il pianoforte. Questa è un po' modificata. E che qua stava la cosa, la valigetta della Hilti. Allora, quindi ragazzi, scherzi a parte, vlog a parte, vi volevo dire che, come avete visto, e forse è un po' più lunghetto il video del vlog, solo che, come vedete, come avete visto, l'ho fatto con molta più difficoltà, perché ci ho messo molto più tempo, quindi ci ho messo molto più impegno. D'ora in poi farò tutti i video così, farò molto più divertenti, tutti di questo genere, quindi probabilmente caricherò meno video. Misteri Irrisolvibili continuerà, quindi tutte le serie continueranno, però leggermente più lentamente. Quindi, e questa volta, anche per questa volta, è tutto da Deadriano99. Questo epico secondo vlog, un super biblico vlog, meglio del primo. E ciao a tutti, raga, da Deadriano99. Ciao, bel bambino, sei andiamo su, scendiamo. Infatti dopo questa. Ciao YouTube. Allora. Oh, interessante.